Ringrazio il Presidente Emerito della Regione Luciano D'Alfonso per aver accolto il nostro invito. Grazie Presidente. Senatore della Repubblica Luciano D'Alfonso, abbiamo ascoltato, i nostri telespettatori hanno visto ed ascoltato il servizio poco prima di ricevere la linea qui da Pescara. Si parla di questi 400 milioni di euro stanziati dal governo per i comuni del nostro paese per far fronte almeno inizialmente a questa emergenza sanitaria del coronavirus. Ci sono tante polemiche, abbiamo ascoltato poco fa le parole del sindaco di Chieti che parlava di briciole per i comuni italiani. Le chiedo subito qual è il suo giudizio. Io ritengo che si tratti di un aiuto importante in un momento di straordinaria gravità. Bene ha fatto il governo a liberare queste prime fondamentali risorse che potranno consentire ad 1 milione di bisognosi il sostegno per alcune settimane. E voglio anche mettere in evidenza che per la prima volta si supera la procedura dell'istituto ISEE, che è un istituto che garantisce burocrati e burocrazia, ma non mette dentro di sé la realtà dei fatti, per cui varrà l'autodichiarazione nei rapporti tra cittadino bisognoso, espressioni del terzo settore come la Caritas e municipalità. Si è scelto il municipio perché è il livello istituzionale più vicino alla vita concreta dei cittadini. Io non condivido quei sindaci, per la verità pochi, in qualche caso anche animati da battaglietta politica, che anziché valorizzare questo importante sforzo, questo sforzo significativo a favore delle famiglie bisognose che da più parti del paese chiedevano un aiuto immediato, si sono messi a fare coloritura politica. Devo dire però che è una piccola percentuale, quindi scavalchiamo e andiamo avanti. Voglio anche mettere in evidenza che accanto allo sforzo del decreto legge 18 del 2020 ci sarà un altro decreto legge il 7 e l'8 di aprile che si fa carico di dare risposte alla grande questione economica delle piccolissime imprese, degli artigiani, delle medie imprese, in maniera tale che ricominci la ruota economica a girare. E anche oggi al MEF c'è stato un confronto tra ABI, Associazione Bancari e Banche d'Italia, MEF e altre articolazioni del sistema di vigilanza sul mondo finanziario per fare in modo che sia effettivo lo stop ai rapporti contrattuali tra banche, famiglie e imprese, come descrive l'articolo 56 del decreto legge 18 del 2020. Questo non significa che sono finiti i problemi, anzi i problemi sono giganteschi, così come gigantesca è l'emergenza sanitaria, purtroppo anche in Abruzzo, ma noi dobbiamo fare passo dopo passo quello che è necessario. Senatore, mi rifaccio proprio alla sua ultima considerazione, un'emergenza gigantesca anche per la nostra regione. I dati dicono che i positivi crescono in Abruzzo più che in altre regioni. A tal proposito le chiedo, in questa piena emergenza, un giudizio sul lavoro che sta portando avanti la Giunta regionale. Ma è un lavoro impegnativo, probabilmente anche al di sopra della capienza organizzativa della regione, dell'ordinamento regionale, ed è per questo che io sono molto solidale nei confronti di tutto il personale che sta dando luogo a questo sforzo che cerca di corrispondere a questa guerra di carattere sanitario. Voglio ringraziare i medici, gli infermieri, il personale di supporto, tutti quelli che stanno nella filiera della risposta di salute rispetto a questo dramma che è gigantesco. Qualche leggerezza si è fatta. Ho visto un documento della ASL di Teramo dove si tendeva alla minimalizzazione, ma al di là di qualche incertezza di condotta, al di là anche di qualche errore di valutazione che c'è stato strada facendo, mi pare che tutto l'ordinamento regionale stia collaborando. Io apprezzo molto anche le figure dell'opposizione che stanno cercando di aiutare la macchina regionale. Anch'io personalmente ho messo a disposizione i rapporti nazionali ed istituzionali che sono connessi alla mia funzione per fare in modo che anche la diplomazia internazionale aiuti in un quadro di rischio che c'è nelle forniture commerciali internazionali. C'è un quadro di rischio perché a volte si compra sulla base di piattaforme digitali che non sempre individuano le persone più corrette, ma questo non significa rimpicciolire la dedizione o rimpicciolire la gravità dei fatti che richiede un grande sforzo.
Lei ha ringraziato giustamente il personale sanitario, i medici, gli infermieri che stanno lavorando incessantemente nei nostri ospedali. In alcuni ospedali però della nostra regione ci sono stati problemi e continuano ad esserci problemi proprio derivanti dalla positività di medici ed infermieri. Ma su questo ricostruiremo dopo quali sono stati per quantità e qualità gli errori. Quello che è certo è che bisogna continuare con gli strumenti e i dispositivi di protezione nei confronti del personale contrattualizzato dall'ordinamento regionale che è più a contatto con le situazioni di rischio. Pensiamo al personale sanitario degli ospedali, della medicina del territorio, ai medici di famiglia. Vanno assolutamente tutelati, come ormai da più parti si sta chiedendo e mi sembra che finalmente si sia attivato. Certo, noi dobbiamo sapere che un presidio, quando ospita dentro di sé il contagiato, il familiare del contagiato, magari all'inizio neanche consapevole, e poi ospita tutta la filiera del personale che si adopera e si presta, noi dobbiamo elevare la capacità di distinzione e di protezione. Mi pare che lo sforzo sia in questi ultimi giorni assolutamente convergente. Noi dobbiamo fare l'impossibile. Stanno arrivando anche le coperture nazionali ed internazionali per gli strumenti e i dispositivi di protezione. Continuiamo. Poi dovremo anche riorganizzare la macchina dell'offerta di salute, perché questa pandemia che è accaduta, noi speriamo anche con le preghiere che non si verifichi più, ma come dice l'OMS, noi non possiamo escludere che si riverifichi in un futuro lontano e dobbiamo essere sempre di più preparati sia come regioni ma anche come sistema paese. Dovremo anche ragionare se la competenza sanitaria sia giusto che rimanga alle regioni o che venga univocamente gestita dal livello nazionale. Paolo. Senatore, tra le emergenze... Sì, Alfredo. Volevo fare una domanda al senatore D'Alfonso rispetto... Certo. Alla questione relativa ad un commissario, chiamiamolo così, straordinario per questa emergenza, un commissario regionale, proposta avanzata dal sindaco di Teramo e non solo. Volevo sapere dal senatore D'Alfonso se è d'accordo con questo tipo di impostazione per gestire il proseguo dell'emergenza. Certo, allora senatore, il collega Alfredo Primante chiede da studio sulla eventuale figura di un commissario che nella nostra regione possa gestire questa emergenza, una richiesta arrivata per esempio nei giorni scorsi dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Secondo lei potrebbe essere questa una soluzione? È d'accordo sulla ricerca eventualmente di una figura, di una persona che possa gestire questa emergenza, un manager dell'emergenza? Io ho letto quello che è stato chiesto e ho anche riflettuto, ho osservato ciò che sta accadendo in altre regioni, pensiamo per esempio alla Lombardia e anche alla richiesta di aiuto che ha fatto il Presidente della Regione Marche. Quello che è certo è che alcune situazioni maggiormente aggredite, per esempio la provincia di Teramo, il sistema sanitario della provincia di Teramo, immaginare una forma di ausilio, di aiuto, di affiancamento per alcune specifiche questioni da canalizzarsi, pensiamo all'approvvigionamento per esempio, ecco, io non credo che sia un errore immaginare un ausilio, un aiuto, un affiancamento che accanto al prodotto salute in regime ordinario che deve garantire una ASL ci sia poi questa speditezza di risposta, questa proporzionalità che potrebbe essere messa in campo da una figura dedicata, che però va ricercata compositivamente, non conflittualmente, compositivamente, perché siamo davvero dentro ad una categoria che non si sbaglia a chiamare guerra, non è una crisi. È una rottura di civiltà e rispetto a questo gli strumenti devono essere proporzionati. Alfredo, prima di darti nuovamente la linea per qualche altra considerazione e domanda al senatore D'Alfonso, voglio fare un'altra domanda. Proprio lei parlava dell'emergenza di Teramo, dell'ospedale di Teramo, ma in Abruzzo ci sono anche delle zone rosse, soprattutto il riferimento è alla Valfino, a Penne e ai comuni dell'area Vestina, oltre a Villa Caldari di Ortona. Sono zone che lei conosce molto bene per essere stato anche presidente della provincia di Pescara, oltre che sindaco di Pescara, e tra l'altro Pescara con la sua provincia ha il maggior numero di positivi. Secondo lei è stato giusto individuare queste zone rosse nella nostra regione? Secondo lei ci sono altre zone che meriterebbero un'attenzione particolare?
Le zonizzazioni ad opera del livello di governo, sia quando si tratti di cratere sismico, sia quando si tratti di zone economiche speciali, sia quando si tratti di zone caratterizzate da particolare protezione rispetto al rischio contagio, per quanto riguarda la durissima esperienza della pandemia, sono zonizzazioni che si fanno sul piano scientifico, sul piano di numeri oggettivi. Non è che la zonizzazione l'ha fatta il presidente Marsiglio ascoltando le sue prossimità amicali. Il presidente Marsiglio ha richiesto e varato la zonizzazione rossa sulla base di dati oggettivi, altrimenti quelle zone sarebbero state dei giacimenti di ulteriore infezione nei confronti di altre porzioni di popolazione e altre porzioni di territorio. È la logica della scienza, dell'oggettività che conduce a questa differenziazione di trattamento, per fare in modo che il peggio non cresca ulteriormente. È chiaro che questo richiederà poi tutta una filiera di aiuti, anche aiuti di carattere economico in termini differenziati, e dovremo scrivere queste norme perché abbiamo una lavagna bianca da scrivere per intero tra legislatore nazionale e legislatore regionale. Alfredo, linea a te per qualche altra considerazione o domanda al senatore D'Alfonso. Sì Paolo, faccio una domanda che ho già fatto anche ad altri esponenti politici che in queste settimane abbiamo avuto ai nostri microfoni, e che riguarda i tagli che ci sono stati in passato nella sanità. D'Alfonso è stato anche, oltre che governatore della regione, anche commissario alla sanità abruzzese. Dunque la mia domanda è se reputa che il sistema sanitario, così come ci è arrivato oggi dopo i tagli, sia stato ben diciamo equilibrato per gestire un'emergenza del genere. Senatore, la domanda del collega è questa: questo sistema sanitario regionale, in questo caso d'Abruzzo, anche alla luce dei tagli che ci sono stati in passato, lei è stato anche commissario della sanità nella regione Abruzzo, secondo lei questo sistema oggi è in grado di supportare e di reggere questa situazione, questa emergenza sanitaria? Guardi, io credo di essere uno dei 10-15 italiani che probabilmente avrà letto la relazione dell'OMS del settembre del 2019. Nessuno si aspettava una bomba di questo tipo. In quella relazione qualcosa si scriveva come camminamento del rischio infezione contagio. Noi abbiamo conosciuto in Abruzzo 10 anni di commissariamento con il potere decisionale nelle mani di Ministero della Salute e Ministero dell'Economia. Io ero affiancato da una figura potentissima di fiducia, di salute e MEF, economia e sanità, che praticamente avevano il cruise nei confronti di ogni iniziativa della regione. Noi dobbiamo sapere che va riorganizzata e riconcepita la sanità in Italia, in Europa, per fronteggiare ogni volta l'ingigantimento di questo nemico oscuro che è il virus, che oggi si è presentato con queste caratteristiche, ma 15 anni fa con altre caratteristiche, non possiamo escludere che si riverifichi. Allora, specializzazione di rilievo, strutture territoriali dove separare chi è contagiato da chi non deve essere assolutamente messo a contatto. Tutto questo richiede un nuovo disegno di salute, ma che non significhi un metro quadrato di sanità per ogni campanile. Significa specializzazione, organizzazione, tecnologia, risorse umane, filiera capace di coprire ogni evoluzione di questo tipo di problema. Governo clinico, quando servirà il governo clinico. Noi per esempio abbiamo avuto dei bravissimi che hanno saputo anche incoraggiare e individuare. Dobbiamo mettere di più a confronto anche la ricerca, il mondo della ricerca che va finanziato per tempo, il mondo dell'industria, industria farmaceutica che va sostenuto per tempo. Tutto questo significa una nuova capacità di pensare la risposta di salute davanti a questi attacchi micidiali che ci sono arrivati e che speriamo, io dico anche con l'aiuto della preghiera, non accada mai più, ma non possiamo razionalmente non prepararci laddove si dovesse ripresentare. Io ho una sorella che è primario di malattie infettive alla Loyola a Chicago, e anche lei mi spiega come ormai
La salute va riconcepita per essere conforme come capacità di risposta a questi attacchi che sono assolutamente più grandi fino ad oggi di tutto quello che abbiamo potuto mettere in campo. Pensate a quello che sta accadendo in Spagna, in Francia, in Germania, negli stessi Stati Uniti. È questo che ci chiama anche ad un governo europeo, internazionale, mondiale dei dati. L'interoperabilità dei dati dobbiamo reimparare. Ecco perché la dimensione della regione è una dimensione, diciamo, che interessa giustamente noi, ma non è una dimensione che è capace di vincere rispetto al nemico. Senatore, Atri, Penne, Ortona sono ospedali individuati come nosocomi per la gestione dell'emergenza attualmente in atto nella nostra regione, ovviamente nel paese. Parliamo di ospedali che una volta erano considerati ospedali secondari, di serie B, se così possiamo dire. Questo cosa significa? Significa che noi dobbiamo appunto riconcepire. Io ho manifestato disappunto rispetto ad Ortona per la specializzazione che ha saputo declinare e assicurare per quanto riguarda il mondo della salute della donna. Però noi dobbiamo sapere che adesso, alla luce di questo che è accaduto e che ci è venuto addosso, dobbiamo sederci e riragionare. Io sono anche componente della commissione bicamerale per le questioni regionali. Noi dovremo ridiscutere l'assetto della sanità a livello regionale. Va fatta una riflessione all'altezza su questo fronte per assicurare lo stesso quantitativo di prodotto salute per qualità in ogni porzione di territorio. Il ruolo del centro deve essere più forte e dobbiamo fare in modo che anche la copertura finanziaria sia adeguata per rispondere. Alfredo, se ci sono altre considerazioni, altrimenti andremo ovviamente a salutare e a ringraziare il senatore D'Alfonso. Sì Paolo, un'ultimissima cosa prima di salutarci, di chiudere questo collegamento. Siamo in prossimità della Pasqua, non ci saranno i riti pasquali per i noti motivi, volevo sapere, insomma, le chiese sono chiuse, le messe si celebrano online, volevo sapere un commento anche dal senatore D'Alfonso, che è sempre molto attento a questi temi. Sì, per chiudere, senatore, parliamo un attimo anche della questione religiosa di questa emergenza. Ci avviciniamo alla Pasqua, le chiese sono chiuse, tutte le celebrazioni saranno a porte chiuse, non ci saranno le processioni del Venerdì Santo. Lei, che è stato sempre molto attento anche alla religiosità della nostra regione, cosa si sente di dire in questo momento davvero particolare? Guardi, io la ringrazio per questa domanda. Ed è una domanda che apparentemente è a conclusione, ma è una domanda che riapre il nostro confronto. Noi da questa rottura di civiltà, io la qualifico così, ne usciremo cambiati. Si mette in discussione il nostro modo di vivere. La frontalità dei rapporti è stata messa da parte. Noi stiamo imparando una nuova relazionalità costruita sulla distanza digitale. Stiamo imparando nuovamente come si dà luogo al prodotto lavoro, il lavoro da casa. Finalmente diventa una caratteristica, una regolarità quasi di ogni cittadino italiano. Addirittura la democrazia parlamentare sta imparando una nuova maniera di produrre, la dimensione religiosa della fede, della confessione. Io la domenica seguo la messa, la Santa Messa, a distanza digitale. Addirittura il Santo Padre ha dato luogo a delle indicazioni precise anche per ottenere il perdono. Ci sono sacerdoti che incoraggiano il rapporto diretto con il Signore attraverso il riconoscimento dei propri peccati senza la mediazione frontale del sacerdote, che, come diceva Bernanos, è una figura a metà strada tra Dio e l'uomo. Quindi è un cambiamento epocale di civiltà. Rispetto a questo, la politica, il decisore pubblico, l'economia non possono restare rattrappiti. Ecco perché ci vuole un cambiamento di schema radicale. Io ringrazio voi per queste domande e ringrazio anche per quest'ultima domanda. Questa è una fase della vita del nostro pianeta, del genere umano, che non si può portare avanti senza porsi la domanda anche di fede, la domanda trascendente riguardante il senso della vita. Che ci sta accadendo? Dove andiamo? Chi siamo stati noi in questi anni? E anche il rapporto con la fede non può essere seppellito, ma va coltivato in termini nuovi, coraggiosi, quasi avanzati. Troviamo dov'è la parola di Dio e coltiviamola.
Grazie, grazie davvero per aver accolto il nostro invito al Presidente Emerito della Regione Abruzzo e Senatore Luciano D'Alfonso. Grazie, da Pescara è tutto, linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo.